I film più belli di sempre, messi in scena dalle allieve e allievi della Fly Dance Academy di Castrovillari, diretta dalla maestra Nicoletta Loise per il saggio spettacolo di fine anno. Una serata che ha catapultato il pubblico del Sibaris tra le pellicole di film celebri, da Harry Potter passando per i Pirati dei Caraibi, da Barbie Girl a Mary Poppins. Un viaggio tra ricordi, immagini e soprattutto musica e danza per il 17° saggio spettacolo della Fly Dance Academy presentato da Carlo Catucci. Cifre artistiche e molteplici richiami di colore, giocando sul fascino del cinema al ritmo di danza, rievocando ricordi del passato dove allieve e allievi hanno mostrato se stessi e raccontato storie, come la bella storia d'amore della maestra Nicoletta che in attesa della sua prima bimba insieme al marito Simone ha ballato con i suoi allievi. Un susseguirsi di coreografie della stessa Loise, delle maestre Elenaia Quinta, Alissa Crescente e Maria Domenica Miceli, che hanno pulsato nei cuori di chi ha sposato la danza con fatiche e sacrifici, consapevoli che ogni sforzo, anche il più grande, sarà ripagato dalla bellezza del gesto, dall'emozione di calcare le tavole del palcoscenico e dal lasciarsi trasportare dalla musica creando architetture nel movimento. La danza, in questo saggio di fine anno, si è fatta metafora della stessa esistenza per evidenziare come, attraverso questa disciplina, i giovani possano trarre insegnamento, mettendosi alla prova, guardando criticamente se stessi per superare i propri limiti, coltivare i propri pregi e soprattutto imparare a cadere per poi rialzarsi, perché danzare vuol dire anche sognare e far sognare. Someone stole the moon tonight, so come on.